sempre tu. Prometto davanti a Dio l'amore che ti do. Ok, buongiorno a tutti, benvenuti. Inizia adesso Amore Radio Show numero 687, mi sembra. E come prima traccia abbiamo ascoltato il brano del mio carissimo amico pugliese, che tra l'altro ovviamente saluto, Massimo Giancola, mio amico di Monopoli. E l'ho raccontata diverse volte questa storia, ma è bella perché lui era in classe con il mio migliore amico Giuseppe Del Vento, che appunto è di Monopoli, cresciuto a Monopoli ma adesso da più di 20 anni insomma risiede nella Marca trevigiana, e per caso, così, tramite amici in comune, uno su tutti Mario Colucci, ho conosciuto il grande Massimo Giancola. Per adesso una conoscenza solo virtuale, però abbiamo fatto subito amicizia perché entrambi insomma amiamo la musica, la vita e le cose positive. E allora abbiamo ascoltato la sua traccia Per Sempre, appunto di Massimo Giancola, che ringraziamo ce l'ha inviata qui nella grande rete internet. Allora, fuori onda stavamo parlando male di Madonna, però questo è un disco che mi piace molto, Hang Up, quindi ve lo faccio ascoltare volentieri per chi magari si è appena risvegliato dopo una serata, una nottata di divertimento. Hang Up, che tra l'altro è un disco che inizia con il ticchettio, diciamo così, dell'orologio. Oggi abbiamo un ospite donna, visto che è stata anche la giornata, io dico sempre giornata, non festa, perché in realtà è nata come
come ricordo di donne che hanno perso la loro vita purtroppo a causa, no a causa, durante l'ambito lavorativo, e quindi è una giornata da dedicare ai diritti soprattutto delle donne, che è stato l'8 marzo, ovviamente oggi è il 12, però insomma oggi siamo in diretta. Quindi salutiamo tutte le donne e oggi con noi per la prima volta la scrittrice Gigliola Alvisi. Benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno e buona domenica. Buongiorno a te, benvenuta. Posso darti del tu? Assolutamente sì. Ok, allora cosa vogliamo dire? Vuoi fare qualche saluto magari prima di dimenticarsi? No, no. Li facciamo dopo i saluti. Dopo. Ok, allora adesso ci ascoltiamo questo dischetto e poi iniziamo la nostra chiacchierata, va bene? Perfetto. Ok, allora restate con noi, questo Amore Radio Show numero 687. Ringrazio subito Manuel Marchioro, mio fratello bianco rosso nero, che tra l'altro sono stato con lui venerdì, e che ha realizzato la locandina come sempre di questa puntata, e ringrazio Dario Darrov, nostro amico di Borgo Ricco Padova, che sta registrando la puntata per noi. Buon ascolto, vamos! Bene, bene, iniziano subito le telefonate, qui ho anche un ultrasuono sulle cuffie, non bene, nelle cuffie anzi, e salutiamo allora Loretta, mamma Loretta come si definisce lei, di Limena, provincia di Padova, che tra l'altro è amica anche di una ragazza che è stata modella di una delle nostre locandine, Martina, che tra l'altro adesso vive a Tenerife, beata lei aggiungerei, visto che in quei posti lì fa sempre caldo come piace a me. Allora adesso abbiamo chiesto alla nostra ospite Gigliola che musica le piace, ha detto Jovanotti, allora andiamo con Jovanotti Ragazza Magica, e quindi ci ascoltiamo questo disco e poi parliamo un po'. Posso ballare, puoi ridere di gusto senza malignità, la gente se vuole sa essere feroce, sarcastica e cinica senza pietà, questa cosa che niente più vale la pena di starci a pensare, che poi tanto buh, a me non mi piace, io credo che invece il tempo è prezioso davvero un bel po', io quando ti guardo mi basta guardarti, è una bella notizia che porta allegria, non c'è un paragone, non è che un milione di altre notizie ti portano via, a forza di essere molto informato so poco di tutto e dimentico di guardarti negli occhi, sbloccare i miei blocchi, alzare il volume, pensare che sì. La mia ragazza è magica e lancia in aria il mondo, lo riprende al volo, trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene, oh yeah, quando io sto con lei, se metti un
un vestito stampato a colori, in gara coi fiori, per me vinci te. Non è l'apparenza ma è l'apparizione che ti fa risplendere davanti a me. Sei luce di stella, permetti la vita, qui nel mio pianeta tutto parla di te. Il sangue che brilla, la mia clorofilla che scorre nel legno di mille chitarre, di mille violini suonati dal vento, di mille telefoni in cerca di campo. È meglio per te che quando ti guardo non sai che ti guardo, così come se la luna sapesse che stiamo a guardarla, potrebbe decidere chi non ce n'è e mettersi in posa, cambiare qualcosa. Invece è bellissima così com'è, così com'è, così com'è. La mia ragazza è magica e lancia in aria il mondo e lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. Oh yeah, quando io sto con lei. Ispiri poeti con fondi magneti, tu sei la mia luna, tu sei la mia dea. Che sale, che scende, si spegne e si accende, governa gli amori, su e giù la marea. E mandi i gatti sui tetti a star fuori le notti, che poi quando è giorno ti sembrano pigri, ma è solo stanchezza di tutta l'ebbrezza di notti d'amore da piccole tigri. Si sentono allegri, si fingono saggi, domestici e lenti, un po' come noi, che condividiamo la stessa natura, selvatica in fondo, che bella che sei. Se il frigo è deserto, mi porti all'aperto, cogliamo una mela. Passa la fame e quando mi perdo e non mi ricordo, mi basta pensarti e poi mi ricordo il mio posto dov'è. Il mio posto sei te, la mia ragazza magica che lancia in aria il mondo e lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. E mi fa stare bene quando io penso a lei, basta che penso a lei. Ok, allora leggiamo un sms, anzi non l'ho ancora detto, vi do i nostri contatti per interagire con noi, per scriverci, per porci le vostre domande, curiosità, idee, critiche, lo dico sempre purché costruttive. Scriveteci al 349 7267 647 ed anche al 334 7102 672. Spero ci sentiate forte e chiaro, perché io sento malissimo in cuffia e essendo un DJ insomma ci tengo alla qualità audio. Va bene, comunque leggiamo un po' di messaggini. Salutiamo Enrico Spita, mio carissimo amico dalla provincia, anzi in questo caso dalla città di Vicenza. Dice: ciao Lorenzo, tra un po' devo uscire come al solito con mia sorella, o con le mie sorelle, non si capisce, mia sorella, ha scritto, vabbè. Buona domenica amico mio, grande, grande Spita. Salutiamo anche il nostro amico Federico Destro che dice: ciao e buona trasmissione, l'estate sta arrivando. Beh, in realtà è la primavera, però sì, speriamo arrivi presto anche l'estate, perché è la mia stagione preferita, quindi bene così. Salutiamo anche il nostro amico Matiz dalla provincia di Venezia, Mirano in questo caso, che dice: ci sono, buongiorno, buongiorno a te folletto della musica. Allora, cosa vogliamo dire? Mamma mia che fastidio questo rumore in cuffia, veramente fastidiosissimo. Allora, qua ho davanti a me il tuo curriculum, Gigliola, però hai fatto un sacco di cose, quindi è anche un po' difficile... Sintetizzare. Esatto, sintetizzare. Sintetizza tu che ti conosci sicuramente meglio di me. Beh, la sintesi è questa: io sono una scrittrice di romanzi per ragazzi, bambini e ragazzi. Questo direi è il mio curriculum sintetico. Sì, molto, molto sintetico. Comunque ho visto che hai scritto un sacco di libri, tra l'altro in settimana ho guardato anche in internet, veramente, con dei miei amici bibliotecari, tra l'altro, che saluto gli amici della Biblioteca Comunale di Due Ville in provincia di Vicenza. E hai scritto... quanti libri hai scritto? Una decina, non tantissime. Ah, pensavo di più, mi sembravano una ventina. Va bene, dai. E... se li leggi due volte sono 20. Esatto, giusto. Mi sembra giusto. Tra i vari argomenti che hai trattato, ho davanti a me qui un libro che tra l'altro ho preso proprio in biblioteca, che si intitola Ilaria Alpi,
e la ragazza che voleva raccontare l'inferno, storia di una giornalista, giusto? Giusto. Tra l'altro leggo qui nella prefazione che proprio il 20 marzo del 1994, quindi lunedì prossimo, praticamente sono 23 anni, ricorre l'anniversario, insomma, della sua uccisione. Non è neanche giusto dire della sua morte, perché è stata barbaramente uccisa, insomma. È stata un'esecuzione. Esatto. E come spesso accade, soprattutto anche soprattutto a giornalisti o a persone che raccontano le cose come stanno, poi vengono, tra virgolette, punite. E cosa volevi dirci di più preciso, tu che hai seguito da vicino la vicenda? Beh, la cosa interessante di questa vicenda è che è ancora molto attuale, nel senso, sono passati 23 anni e non abbiamo ancora una giustizia, non abbiamo ancora una sentenza, non abbiamo ancora il nome del colpevole o dei colpevoli e soprattutto il nome dei mandanti, perché è stata un'esecuzione i cui mandanti c'entrano molto con l'Italia e con i piani alti. Quindi questo è uno degli scandali italiani, una delle vicende che non si sono ancora concluse, che ha avuto per protagonisti Ilaria Alpi e il suo operatore Miran Rovatin. Esatto. Ecco, in genere si parla sempre di Ilaria, sì, un po', esatto, ci si dimentica di Miran, ma è stato anche lui vittima incredibile di questa esecuzione. Esatto, esatto, concordo pienamente con quello che hai detto. Speriamo adesso non facciano un attentato anche a noi, insomma. No, dai, non si può ridere su queste cose. Comunque, cosa volevo dire? Volevo dire qualcosa, adesso mi sono dimenticato. Salutiamo ancora Federico che, vabbè, ce l'ha col mare oggi. Dice, dai che poi andiamo al mare, vamos. Sì, bisogna andare al mare. Il mare è una delle cose più belle della vita, secondo me. Visto che abbiamo parlato, insomma, di Ilaria Alpi e di persone che non ci sono più, io volevo ricordare mia mamma che, tra l'altro, il 17 marzo saranno 7 anni che è volata in cielo, e quindi la ricordo sempre volentieri, perché è grazie a lei, insomma, siamo la vita, la musica, il mare, la poesia e tutte queste cose qui, insomma. Saluto ancora Enrico che dice, grazie Lorenzo, sono sempre con te, con voi amanti della trasmissione tua, da quando hai preso questa meravigliosa decisione. No, io sinceramente non ho preso nessuna decisione, è stato un susseguirsi di cose, insomma. Va bene, restate con noi, Gigliola Alvisi con noi per la prima volta in studio. Questo è Amore Radio Show, come ogni seconda, quarta e quando c'è anche quinta domenica del mese, dalle ore 12 alle ore 15, in diretta su radiodama5.it, mondiale dal sito internet ed anche regionale in Veneto, dalle province di Vicenza, Padova, Treviso, Venezia ed alcune zone delle province di Verona e di Rovigo sui 94.00 FM. Come on! Thank you.
Bene, qui andiamo con Enya, una delle mie compositrici musicali preferite. Lei è veramente spettacolare, direi. Anche qui dico sempre questo aneddoto, perché quando ho fatto conoscere a mia mamma la musica di Enya, praticamente le ho realizzato due CD e li ascoltava 24 ore su 24. E questa è Madre Natura, qualcuno la conosce un po' così, insomma. È stata anche sigla di un programma televisivo italiano. Allora, detto questo, volevo salutare altre persone che sono in cielo, quindi ricordo sempre il mio zio Paolo Angelo, i miei nonni Giovanni, Lucia, Antonia e Antonio, e ovviamente ricordo sempre Franco Carraro, Carmelo Infantino, Ladino, Renato, Renzo Ighina, Ferrido, Giancarlo Rossi, Michele e Papa Gigio. Ok, salutiamo allora Rossana di Sottomarina, Venezia, che come sempre ci ha telefonato, ha detto di salutarti, Gigliola. Grazie. E la nostra amica Rossana, fedelissima ascoltatrice, che mi chiama anche 3-4 volte durante una puntata. Grande Rossana, è bello sapere che ci sono persone come te che ci seguono sempre con affetto. Allora, proseguiamo in questo viaggio tra musica e parole. Allora, dicevamo appunto di Ilaria Alpi, che è stata così ingiustamente, come succede spesso, mi viene da pensare in Russia, anche in Russia i giornalisti che fanno, beh, un po' in tutto il mondo, però mi viene in mente la Russia, perché anche lì c'è stata una giornalista di fama mondiale che è stata fatta fuori, diciamo. Ma i dati dei giornalisti che sono stati uccisi sono altissimi, continuano a essere molto alti in tutto il mondo, e al di là delle uccisioni ci sono giornalisti che anche in Italia vengono continuamente intimiditi. E allora ci sono i grandi nomi, quelli dei giornalisti sotto scorta, Saviano prima di tutto, dire, no? Però poi ci sono anche tante piccole storie di giornalisti intimiditi. Mi viene in mente un libro che si chiama Io non taccio, che riporta le storie dei giornalisti intimiditi in Italia, e uno dei protagonisti di questa storia è Roberta Polese, che è una giornalista padovana che è stata pesantemente intimidita per aver fatto un'indagine che coinvolgeva un sottosegretario. Esatto. Quindi, insomma, quando ci sono interessi economici, diciamo, e di potere, sì. Esatto. E giornalista. D'altra parte il ruolo dei giornalisti è questo, dovrebbe essere fare questo. Fare informazione, raccontare non solo quello che si vuole che la gente sappia, ma raccontare le cose come stanno. Esatto. E quindi va dato atto a queste persone che mettono a rischio anche la loro vita pur di dire la verità, insomma, stima assoluta per queste persone. E disistima per chi cerca di intralciarli. Certo. Di mettere i bastoni tra le ruote, come si suol dire. Ok, qui è arrivato un MMS che non riusciamo a visualizzare, mi raccomando, al numero degli SMS di Radio Gamma 5, che è il 334-7102-672, mandate semplici messaggini di testo, non MMS, foto, immagini o cose strane, perché non riusciamo a visualizzarli. Se invece volete mandare MMS o altre cose più evolute, diciamo così, più complicate, mandatele al 349 72 67 647. Se invece volete chiamarci qui in studio, come hanno già fatto Rossana di Sottomarina Venezia ed anche Loretta di Limena, provincia di Padova, chiamateci adesso allo 049 700 700 oppure anche allo 049 700 838. Questa è Radio Gamma 5, Amore Radio Show, Lorenzo Speed e Gigliola Albisi. Restate con noi. I hate you, I love you, I hate that I love you, don't want to.
to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. And I can't see the end of it. Just wanna feel your kiss against my lips. And now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why. Bene, allora a proposito di mare, oggi veramente i nostri ascoltatori sentono probabilmente l'arrivo della primavera, quindi sono tutti inclini al mare, alle cose belle, positive, al sole. Poi oggi è veramente giornata meravigliosa. Allora salutiamo Giuseppino che ci dice: ciao, se puoi mettere la canzone Ho 70 anni, mi chiamo Pio e vado al mare. Sinceramente non la conosco, magari faccio una ricerca, però non l'ho mai sentita. Oggi è il giorno delle prime volte, perché prima ho suonato un disco di Jovanotti che non l'avevo neanche mai sentito prima. Sono un po' strano io. Quando ci vado mi si addice, dice quel disco, quando ci vado col califfo. Bene, così eviti le code. Bravo Giuseppino, anzi andare in bicicletta sarebbe ancora meglio. Salutiamo invece Marina Agata Orione, nostra amica di Treviso, quindi saluto sempre i miei amici della Marca Trevigiana e provincia, ovviamente, dove tra l'altro sarò oggi pomeriggio. Poi vi dirò anche dove, quando, indirizzo, orari, location e tutto quanto. La nostra amica Marina Agata dice: ciao a te Lorenzo e alla tua amica in studio, un abbraccio Marina Agata. Ok, grazie Marina, gentilissima. Salutiamo anche questo messaggio che non si è firmato, dice: ciao Lorenzo, volevo salutare te e i tuoi ospiti, ciao. Ok, allora salutiamo tutte le persone che ci stanno seguendo, mi raccomando firmate i vostri messaggini, anche un nickname, non è che vogliamo l'IBAN, però se ci dite di dove siete, da dove ci state ascoltando, come vi chiamate, un nickname, un soprannome, uno pseudonimo va bene lo stesso. Ok, detto questo, bando alle ciance, spazio alla musica. Questa è I Hate You, mi sembra. Gnash. The only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone, I watch you watch her. She's the only thing you ever see. How is it you never noticed? You are slowly killing me. E qui un altro sms dice: Lorenzo, volevo dedicare una canzone a Elisa, a tua scelta, ciao. Sì, ma se non firmate i messaggi comunque va bene, la prossima canzone la dedichiamo ad Elisa, tutte le Elisa all'ascolto, per Elisa, se ci starebbe bene,
Bene, andiamo con un po' di musica lounge come sottofondo, che ci sta bene quando si parla, che è tranquilla, senza tanta cassa, senza troppa energia. Salutiamo allora anche il nostro amico, ci stanno ascoltando da Pordenone, i nostri amici del Friuli Venezia Giulia. Buona domenica splendente a tutti voi da Flavio il Maniaghese. Ciao grande Flavio, mio amico di Maniago, provincia di Pordenone, al quale tiro le orecchie perché mi scrive sempre bellissimi sms, però non viene mai a trovarmi. Flavio, vieni a trovarci oggi pomeriggio, magari che sei più in zona. Ricordo a tutti, questo pomeriggio dalle ore 17 in poi faremo festa con l'evento aperitivo alternativo in quel del comune di Covolo. In realtà la località si chiama Ponte di Vidor, l'indirizzo è via Erizzo 453, il locale si chiama Daemore. Tra l'altro saluto e ringrazio sempre Lacrima, che è la titolare, che ci ospita sempre con le nostre feste. Oggi tra l'altro faremo un bel Amore Radio Show 700 in tour, vi aspettiamo quindi dalle ore 17 in poi lì, con ingresso completamente libero e gratuito per tutti. Musica, cocktails colorati fatti e creati dal barman Manuel Piccolo, che mi dicono essere anche il migliore della provincia di Treviso, e un omaggio floreale a tutte le donne. Quindi vi aspettiamo dalle ore 17 fino alle ore 24 circa al Daemore in via Erizzo 453 a Ponte di Vidor, provincia di Treviso. Stanno arrivando un sacco di sms, bene così. Qui mi ero ripromesso di non salutare più Manuel di Vicenza, perché come sempre quando la Juve vince sfotte, però siccome sono buono lo salutiamo anche oggi. Manuel Arzignano che dice: volevo salutare te, Ricky Magilla, Romel, mia mamma Antonia, ciao. Ok, li salutiamo tutti. Allora, su queste note un po' più soft, cosa vogliamo aggiungere, qualcos'altro su Ilaria Alpi, oppure parliamo anche di qualcos'altro, visto che sei anche scrittrice per ragazzi? Abbiamo anche tanti nonni e nonne all'ascolto, perché noi abbiamo tanti ascoltatori anche di età adulta che magari hanno nipotini o figli, che ne so, anche piccoli. Certo, beh, di Ilaria Alpi possiamo parlare tre giornate di seguito e non ancora finire tutto. E quello che si può dire sui ragazzi è che i ragazzi sono molto più intelligenti di quello che pensiamo, quindi possiamo usare con loro dei libri impegnati e intelligenti. Non dobbiamo pensare che siccome sono bambini o siccome sono giovani non dobbiamo proporre loro degli argomenti forti, impegnativi, anche forse un po' scandalosi, no? Invece loro hanno fame di qualsiasi cosa gli racconti la vita, e la loro vita è una vita che non è blindata e protetta da tutto, è una vita che è fatta anche di separazioni, di lutti, di malattie, di compagni in difficoltà, e quindi perché non proporre queste storie? Esatto. E quindi noi le proponiamo. Concordo. Infatti, comunque, come dicevi tu, siccome ci sono tanti stereotipi, luoghi comuni, quando avevo letto insomma anche delle cose in internet, scrittrice per ragazzi, poi ho visto Ilaria Alpi, infatti sono rimasto un po' così, però insomma ti va dato atto, brava insomma, che affronti anche queste tematiche non semplicissime, anzi assolutamente non semplicissime, e le proponi anche ai ragazzi, perché è giusto, come hai detto tu, che anche fin da piccoli insomma possano capire qual è la realtà della vita, cioè, certo, non solo cose belle, divertimento, gioie, allegrie, positività, ma ci sono, come hai detto tu, anche lutti, drammi, storie difficili. Non solo, ma poi i ragazzi lo sanno che dentro ognuno di noi c'è una parte buona e una parte un po' più in ombra con la quale dobbiamo fare i conti, no? E bisogna sapere che queste parti ci sono e che dobbiamo decidere noi quale parte privilegiare. Esatto, mi è venuto in mente a tal proposito una frase che ho letto tante volte in internet, che dice che in ognuno di noi c'è, mi pare sia un lupo, cioè un lupo buono e un lupo cattivo, sta a noi scegliere quale dei due, a quale dei due dare ascolto, tra virgolette. Vabbè, l'ho un po' semplificato perché... Certo. E poi io penso che i ragazzi debbano essere allenati all'indignazione, che è un sentimento collettivo rispetto alle cose scandalose che succedono in Italia e nel mondo, no? E questo sentimento collettivo va allenato appunto come ci si allena per qualsiasi sport,
e bisogna farlo finché sono piccoli, se vogliamo poi avere degli adulti ancora in grado di indignarsi per le cose. Esatto, è un po' come si dice sempre, insomma, visto che ho parlato prima di mare, quando si dice imparare a nuotare, a imparare a sciare o altre cose, è sempre meglio farle da piccolo, perché apprendi molto prima, più velocemente. Anche andare in bicicletta, ad esempio, cioè è difficile imparare a 50 anni. Certo. A me viene in mente la badante mia nonna Olga, che per me è stata come una seconda mamma, che per dire non sapeva andare in bicicletta, e insegnarle a 60 e passa anni era più complicato che se lo avesse fatto magari alle elementari. Va bene, dai, andiamo con un'altra po' di musica, con un altro po' di musica. Intanto saluto ancora Matiz, molto attivo, che dice: ci hanno concesso il Novak, che è un locale, da quello che ricordo, l'8 aprile, la prima festa Tecno Venezia, buttemo zo tutta scorzè, dice. PS, bella la trasmissione con la scrittrice, che bella voce che ha. Grazie. Bene, grande Matiz. Allora andiamo con un altro intermezzo musicale, ma restate con noi. No, intermezzo non mi piace, perché c'è l'Inter di mezzo, quindi una pausa musicale. Voilà, c'est la musique, c'est fantastique, c'est très joli. Allora proseguiamo in questa chiacchierata. Tra l'altro ricordo anche per tutti i nostri affezionati amici della musica trance e la musica elettronica in generale, che più tardi ovviamente metteremo anche dischi di quel genere. Adesso siamo un po' più soft, abbiamo iniziato un po' più tranquillamente per quanto riguarda il discorso musicale, perché abbiamo un ospite, una scrittrice di fama nazionale, tra l'altro. Di fame nazionale a quest'ora. Di fame, esatto, no, non parliamo di fame perché ho già la Polina. Va bene, comunque ho letto qui sulla stampa che mi sono fatto riguardo al tuo curriculum, che ci sono dei libri che sono stati tradotti anche in altre lingue, giusto? Giusto. Quindi interessante la cosa. Vedo addirittura Non sono una bambola, casa editrice L, si legge così, 2010, finalista al premio Bancarellino 2011, vincitore premio Anna Maria Castellano 2012, tradotto in francese, serbo e polacco.
Sì. Quindi il serbo, tra l'altro, non è una lingua diffusissima. È interessante la cosa. È molto diffuso in Serbia, però. Questo libro? No, la lingua serba. Ah, beh, sì, immagino. lo tengono in serbo, insomma, come si suol dire. Esatto. Polacco, tra l'altro in Polonia ci sono stato 3 anni fa e tra l'altro abbiamo anche degli amici che ci ascoltano dalla Polonia, perché io ho un mio carissimo amico che è di Due Ville Scintille in provincia di Vicenza, però lui vive da diversi anni a Varsavia con la sua compagna Ilona, che tra l'altro sono entrambi i miei amici, li saluto caramente e saluto anche Ukasz, che è il figlio di Ilona, che spesso e volentieri ci seguono attraverso il servizio di streaming mondiale che abbiamo nel nostro sito internet all'indirizzo radioroma5.it. quindi salutiamo anche gli amici polacchi. Ma spiegami una cosa qua, che non sono molto del settore libri, cioè ti ha contattato, cioè è la casa editrice che ha voluto tradurre anche in quelle lingue oppure qualcuno di quel paese? Allora funziona così, che i libri vengono acquistati da le case editrici di altri paesi, che acquistano appunto i diritti per poterli tradurre. Ah, okay. La cosa interessante di questo libro è che c'erano, siccome era inventato in Puglia, c'erano delle frasi in pugliese e io mi sono chiesta come sono state tradotte in francese, esatto, in polacco e in serbo, e in realtà sono rimaste così, in dialetto, quindi il dialetto pugliese sta navigando anche in questi paesi. Ah, bene, che quindi tra l'altro tu sei di origini pugliesi. I miei genitori erano pugliesi, sono pugliesi, sì. Bene, interessante, tra l'altro terra meravigliosa, lo dico sempre, ho tanti amici in Puglia, veramente una terra magica dove la natura, insomma, la fa da padrone. A proposito di questo argomento, a proposito di Puglia, mi viene in mente il nostro amico Caparezza, e quindi adesso vi faccio ascoltare una sua produzione che parla un po' di Puglia. Tra l'altro oggi compie gli anni una mia amica che è ligure, invece, a proposito di regioni che la musica non divide, la musica unisce, oggi compie gli anni la mia amica Marilu Rodi, quindi la saluto e salutiamo gli amici della Liguria. Detto questo, andiamo ad ascoltarci allora Caparezza con Vieni a ballare in Puglia, dove la notte è buia, dove la notte è buia. Autobiografie, quindi mi rifiuto di fare un passo indietro, perché sono cresciuto, e se non lo capisci muto, questo rap non ha futuro, io c'ho da pagare il mutuo. Non ho nerfa. Oggi dobbiamo dare le botte al regista perché continua a sbagliare qui tra un disco e l'altro, si dimentica di alzare un cursore e abbassare l'altro. Va bene, a proposito di saluti, salutiamo ovviamente i nostri ascoltatori, lo dico sempre a voi, siete i veri protagonisti dei nostri programmi radiofonici, quindi salutiamo Anna Maria di Treviso, che tra l'altro è milanista come me, dice: buona domenica Lorenzo, sotterriamo l'ascia di guerra, io avevo pronosticato un pareggio per venerdì, ci stava bene ed avevo quasi indovinato, se posso chiederti una canzone dedico a tutti i tuoi fans, ma come, ho anche fans, il brano di Eminem, The Real Slim Shady. No, Eminem no, veramente non lo sopporto. Ciao ciao da Marica e anche da mamma Anna Maria. Ok dai, poi vediamo di accontentarvi, adesso andiamo con Caparezza, Vieni a ballare in Puglia featuring Albano. In questo posto italico, attento tu passi il valico, ma questa terra ti manda al manico, mio, mare adriatico e io, mio, vuoi respirare lo io, Dio, ma qui nel golfo c'è puzza di zolfo, che sta arrivando il demonio, abbronzatura da paura con la diossina dell'Ilva, qua ti vengono qua, più rosse di milva, e dopo somiglia alla pimpa, nella zona spacciano la moria più buona, c'è chi ha fumato i veleni dell'Eni, chi ha lavorato ed è andato in coma, fuma persino il Gargano con tutte quelle foreste accese, turista tu balli e tu canti, io conto i defunti di questo paese, dove quei furbi che fanno le imprese non badano a spese, pensano che il protocollo di Kyoto sia un film erotico giapponese, vieni a ballare in Puglia, 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 dove la notte è buia, 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 tanto che chiudi le palpebre più, vieni a ballare, grattati le palle pure tu, che devi ballare
la gente depressa e scarica. Ho un amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica. Tra un palo che cade ed un tubo che scoppia, in quella boccia s'accoppa chi sgobba. E chi non sgobba si compra la roba e si sfonda finché non ingombra la tomba. Fino a ballare compare nei campi di pomodori, dove la mafia schiavizza i lavoratori e se ti ribelli vai fuori. Rumeni ammassati nei bugigattoli come pelati barattoli, costretti a subire i ricatti di uomini grandi ma come coriandoli. Turista, tu resta coi sandali, non fare scandali se siamo ingrati. E ci siamo dimenticati di essere figli di emigrati, mortificati, non ti rovineremo la gita. Su, passa dalla Puglia, passa miglior vita. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia. Tanta roba, Caparezza, grande Caparezza, poi con quei capelli lì, stima assoluta, insomma, un personaggio. Va perché bene. Perché non ti vedono, non sanno che anche tu oggi hai i capelli così, eh? Sì, esatto. No, ma lui ha veramente un pagliaio in testa, anch'io ne ho tanti, ma non a quei livelli lì. Va bene, allora ringraziamo anche Caparezza con Vieni a ballare in Puglia, featuring Albano, tra l'altro, ma non penso fosse l'Albano quello che dico io, Carrisi, ma non lo so, sinceramente, andrò a documentarmi. Va bene, adesso andiamo con un disco che ascolto per la prima volta insieme a voi, spero sia abbastanza tranquillo, su Armada Deep, che è un'etichetta che fa parte del gruppo Armada Music Records, etichetta discografica del mio terzo DJ preferito di sempre, che risponde al nome di Armin Van Buuren, direttamente dall'Olanda, insomma, terra meravigliosa che ho sempre amato, che amerò sempre. E sono stato 3 volte in Olanda e insomma grande paese, il paese dei tulipani, il paese delle biciclette, delle piste ciclabili, del fumo libero. Beh sì, anche quello, ma io non sono interessato all'argomento, però non ho nulla contro, cioè ad esempio le droghe leggere, cioè, ci sono anche varie tematiche a proposito, insomma penso che non facciano così male, anzi in alcuni casi la marijuana è utilizzata anche come cura, poi ovviamente bisogna sempre non abusarne, poi essendo in radio bisogna dare dei messaggi positivi, quindi ragazzi mi raccomando, se guidate non guidate da ubriachi eccetera eccetera. Tra l'altro mi segnalavano anche questa notte c'è stato un incidente a Villa Guattera, quindi fate attenzione, guidate con prudenza. Proprio l'estate scorsa, il 14 agosto mi sembra, abbiamo fatto una puntata appositamente dedicata alla sicurezza stradale con il mio carissimo amico Fabio Vivian, dottor Fabio Vivian dell'autoscuola Vivian appunto di Marostica, Tezze sul Brenta e 9 in provincia di Vicenza, quindi salutiamo anche gli amici dell'autoscuola Vivian. Questo invece è Autograph con Episode Dub Mix. Cosa vogliamo? Volevi fare qualche saluto? Non so, amici, conoscenti, no, parenti, fan? Mi attacco a quello che hai detto tu per dire fumate meno e leggete di più. Giusto. Tra l'altro avevo letto una bella frase che avevi scritto, non mi ricordo più dove, che riguardava appunto la lettura. Può essere? Che può leggendo... essere. Però adesso non mi ricordo dove l'ho letta, quindi non so. Io non mi ricordo quale meravigliosa frase avessi detto sulla lettura, ma ne posso inventare una al momento. Esatto, dai. Adesso una domanda così, una domanda abbastanza banale, però mi sembra doverosa. Perché bisogna leggere? Per divertirsi. Non credete mai a chi vi dice, questo è per i ragazzi soprattutto, leggete perché imparate a crescere, perché imparate a vivere meglio. No, leggete perché vi divertite. Questa è l'unica spinta che ci può essere alla lettura, che poi leggendo un libro noi lettori, che siamo intelligenti, troviamo dentro delle cose interessanti che ci fanno capire qualcosa in più su di noi, questo ci sta, ma la spinta alla lettura è una spinta di divertimento. Ma è vero che una volta ho sentito un bibliotecario
che mi ha detto che quando leggi un libro, se devi dedicargli almeno mezz'ora al devi dare adito, insomma, allo scrittore almeno mezz'ora. Se non ti prende in quella mezz'ora, vuol dire che il libro è sbagliato. Allora, io come scrittore sono, da questo punto potrei essere impopolare, ma sono perfettamente d'accordo, soprattutto con i ragazzi, i ragazzi li devi prendere entro le prime tre pagine e poi te li devi tirare dietro legati al naso fino alla fine, e se tu non li prendi entro le prime tre pagine il ragazzo il libro lo lascia lì, e ha ragione, quindi... E quindi nelle prime tre pagine devi usare effetti speciali? Devi usare effetti speciali, sì, devi prenderlo, deve esserci un aggancio per cui il ragazzo dice qui ci trovo qualcosa di interessante, voglio assolutamente capire come andrà a finire, sì. Ok, perfetto, tra l'altro stavo guardando l'orologio, sono già le 12.55, quest'ora insomma è volata, pensavo fosse passata mezz'oretta, invece è già passata quasi un'ora. Allora ci ascoltiamo Madonna con Ghost Town, una delle tantissime versioni che ho, e questo disco, poi pausa pubblicitaria delle ore 13, restate con noi, Amore Radio Show numero 687 con Lorenzo Speed come sempre, ospite oggi per la prima volta la nostra amica Gigliola Alvisi, scrittrice per ragazzi, che insomma ringrazio per aver accettato il mio invito ad essere qui con noi. E cosa volevo dire? Volevo ricordarvi anche i prossimi appuntamenti di Amore Radio Show, che saranno il 26 marzo, e poi in aprile avremo tre appuntamenti perché c'è anche la quinta domenica, e come sempre quando c'è la quinta domenica, oltre alle consuete seconda e quarta del mese, quindi ci saremo 9, 23 e 30 aprile. Adesso andiamo con Madonna, Ghost Town, la città fantasma. Chiedo umilmente venia ai nostri amici che mi hanno scritto sul numero 349-7267-647, perché mi ero dimenticato dell'esistenza di questo telefonino e non ho neanche visto gli sms, e cerco di farmi perdonare leggendoli adesso. Salutiamo allora Alberto, mio amico di Sandrigo, provincia di Vicenza, quindi salutiamo anche gli amici sandricensi all'ascolto. E il buon Albert dice: forse un po' esagerato con la Juventus, sono consapevole che sia una grande squadra, scusate, un abbraccio a tutti gli sportivi, Albert Sandrigo. Beh, ma non bisogna scusarsi, lo sappiamo tutti, a parte Rubentini, a parte, lo sanno tutti che è la squadra più ladra del mondo.
Sì, perché adesso si riferiva a messaggi che aveva mandato prima, che non avevo letto, che devo andare a leggere. Juventus grande squadra, ma quegli aiutini non vanno bene. Tanto signori arbitri, la Juve non ha bisogno di aiuti per vincere il campionato. Un saluto agli amici juventini, Albert Sandrigo, che è tifoso nerazzurro. No, invece ha bisogno degli aiuti per vincere, perché anche col Milan 1-1 al 97esimo, rigore inesistente che ha deciso la partita, quindi è sì la più forte, ma non vincerebbe senza aiutini. Poi sappiamo come va in Europa. Bene, dicevo, la messa è finita, andate in pace. No, in realtà almeno io non sono molto incline alla messa. Va bene, allora salutiamo ancora, stanno arrivando tanti sms. Saluto, prima di dimenticarmi, gli amici del Perù, quindi ci stanno ascoltando anche dal Perù, quindi saluto mio amico Manuel e tutta la sua famiglia. E saluto Anna di Breganze, provincia di Vicenza, anche lei, nostra fedelissima ascoltatrice, che era al pranzo dei 41 anni della radio. E niente viene a caso, e prima nella pubblicità c'era anche il disco dei Pittura Fresca, Sir Oliver Scardi, che è stato con noi. E Anna di Breganze voleva salutare a sua volta Rossana di Sottomarina, Venezia, e farle gli auguri per una pronta guarigione, e Sonia di Vicenza, quindi la saluto anch'io visto che la conosco anch'io. Allora andiamo a leggere un altro sms che dice: scusa, ma beh, dai, il calcio parliamo dopo, che abbiamo ancora l'ospite qui, quindi il calcio, apriamo la parentesi tra pochi dischi. Lorenzo, volevo ricordare mio papà Angelo, tua mamma Marilena e le persone care di Radio Gama 5. Ciao amico, tu sei il mio amico numero uno, addirittura. Wow, grazie Emanuel. Salutiamo allora questo sms che dice: scusa, ma l'Inter perché non ha rinunciato allo scudetto regalato, facendolo annullare come l'altro? Forse che stava in un periodo in cui non riusciva a vincere nulla, e così si è portato a casa un premio vinto per carità e non con gloria. Questa è Marica, vabbè, c'è un'annosa questione tra Rubentini e Inter tristissimi, ti fate due squadrette, quindi vi capiamo, dai. Va bene, detto questo, bando alle ciance, questo è il grande, uno dei migliori, secondo me, cantautori italiani, lui è grande, Zucchero, Sugar, Fornaciari con 13 buone ragioni. E allora, a proposito di buone ragioni per leggere e per... mi sono dimenticato, scusami Gigliola, che dovevamo anche parlare delle letture ad alta voce. Ah sì, sì sì, mi riallaccio al discorso di prima della voce, no? Di un vostro radioascoltatore che ha detto che bella voce. Ecco, la questione voce andrebbe recuperata, e recuperata anche con la lettura ad alta voce. Adesso sta tornando di grande moda la lettura ad alta voce. Infatti anch'io ho fatto un estratto da un mio libro, e una lunga lettura ad alta voce di quasi un'ora, ed è stato un azzardo, e ho visto invece che le persone sono state ad ascoltare incantate. Ecco, la lettura ad alta voce dà una sensazione di incanto, qualcuno che ti legge qualcosa ad alta voce, è bellissimo, quindi spero di poterlo rifare e di poter ritrovare anche per me, insomma, l'incanto di leggere ad alta voce. Quindi anche voi, ai vostri bambini, ai vostri nipoti, leggete ad alta voce. Alla mia nipotina Silene potrei fare una cosa del genere. Sì. Tra l'altro, a proposito di letture ad alta voce, mi hai dato il là, perché se vorrai, magari ti ospiteremo più avanti, magari tra qualche mese, e potremmo leggere qualche passo dei tuoi libri. Cosa sarebbe, dici? Bellissimo, facciamo questo esperimento. Esatto, esperimento radiofonico live. Volevi ricordarci un appuntamento, giusto? Sì, mercoledì. Vai. 15 alle 18, Feltrinelli, Padova, presenterò il libro Matteotti, una morte annunciata, un libro sul deputato socialista che è stato ammazzato nel 24. Si è sempre pensato per mano di Scagnozzi, di Mussolini. Adesso c'è un'altra ipotesi misteriosa, secondo la quale il mandante dell'assassinio non fu Mussolini, ma questo lo dirò a Feltrinelli. Ok, giusto, mi sembra giusto lasciare un po' di suspense. Tra l'altro ho letto anch'io un libro proprio
sulla sua biografia, che è nato a Rovigo, giusto? Sì, sì, è partito dal Polesine più povero, lui comunque era un milionario all'epoca, ed è arrivato a essere deputato socialista a Roma e ha difeso le istanze dei lavoratori del Polesine e di tutti i lavoratori italiani, quindi insomma una figura molto importante per il socialismo italiano. E all'epoca, nel 1924, lui parlava correntemente tre lingue, e quando andava all'estero a parlare con i colleghi socialisti europei si esprimevano nella loro lingua. Era un grande leader, ecco, l'unico leader in grado di opporsi a Mussolini. Ecco, bene, quindi bene così. Allora, salutiamo Matiz, che ci ha scritto diversi sms. Oggi per adesso sta vincendo il premio di ascoltatore radioattivo, in senso buono ovviamente del termine. Dice, dille praticamente a Gigliola se vuole tradurre i suoi libri in russo. La mia amorosa è una B2 di russo, che non so cosa vuol dire B2, credo forse è un livello sì, di lingua. Ah, ok, ecco. E dice, con la mia amorosa ci leggiamo spesso i libri ad alta voce, lo facciamo da un bel po'. Ultimo libro, L'eleganza del riccio, bellissimo. Sono d'accordo, bellissimo. Ok, allora ringraziamo anche Matiz, bene così. Allora Gigliola, gli impegni ti attendono, mi dicevi, giusto? Sto. Quindi ti ringraziamo per aver accettato. Grazie a voi, è stato un piacere e un onore essere qui. Mi spiace che non abbiamo parlato tanto, però avremo altre occasioni se ti farà piacere. Certo. Ok, grazie mille. Buona domenica a tutti. Allora, lei è Gigliola Alvisi, se volete documentatevi, insomma, se vuoi, non so, dire qualche titolo in... titolo consigliare, qualche lettura di quelli che hai scritto tu? Beh, posso ricordare l'ultimo, che si chiama Troppo piccola per dire sì, ed è un romanzo dedicato alle spose bambine. Ah sì, che ce l'ho qui, devo anche ridartelo tra l'altro, perché me l'avevi dato prima e poi tra tante cose mi sono dimenticato. Va bene, allora grazie ancora Gigliola, buon rientro e alla prossima. Alla prossima, buona domenica. Grazie altrettanto. Amore Radio Show continua. Ancora Madonna con Hang Up, l'ho rimesso. Portate pazienza, oggi veramente non ne do fuori. No, scherzi a parte, insieme a voi, per voi, Amore Radio Show fino alle ore 15 su radiogamma5.it. Bene, allora ringraziamo ancora la nostra ospite di oggi, Gigliola Alvisi, scrittrice per ragazzi, ma non solo. Adesso andiamo con una novità discografica che propongo già da 3 mesi circa a questa parte. Paul Van Dyk and Ronald Van Gelderen featuring Galen and Eric Lumiere, Everyone Needs Love, Van Dyk Club Mix, vamos! Tutti hanno bisogno dell'amore, Everyone Needs Love, Van Dyk Club Mix. Adesso diamoci dentro con un po' di energia. Abbiamo fatto un'oretta e un quarto di musica soft tranquilla. Adesso torniamo un po' nel nostro letto musicale. Non è un fiume, ma è musica. Ciao a tutti, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 e di in particolare l'amico Lorenzo Speed. E forza Vicenza ed anche forza Inter, forza Inda! Per oggi Albert Sandrigo, grande Albert. Questo messaggio era di un'ora fa, l'ho letto solo adesso. Perdonateci. Salutiamo Dennis Due Ville Scintille, dice non parlare dei ladroni oggi, indifferenza massima, esalta il Milan e Super Gigio Rossonero piuttosto. Saluti da Varsavia,
capitale della Polonia, aggiungo per chi non lo sapesse, bianco-rosso-nera. Ciao Denis ed Ilona e forza Lane per dopo. Sì, tra l'altro alle 5:30 gioca Vicenza-Pisa, il grande Vicenza, la squadra più gloriosa del Veneto, anche la più antica, dal 1902, era il 9 marzo 1902, proprio questa settimana il Vicenza Calcio, il Lane Rossi Vicenza, la nobile provinciale, ha compiuto 115 anni di storia, di gloria, di onore, di partite, di successi, di giocatori indimenticabili come ad esempio Roberto Baggio e Paolo Rossi. Anche Giulio Savoini, capitano storico del Vicenza Calcio, che tra l'altro è mancato qualche anno fa. Quindi detto questo, andiamo con la musica, scriveteci, siamo qui per voi, 13 e 16 di domenica 12 marzo 2017. Ringrazio ancora una volta la nostra ospite di oggi, la scrittrice di fama nazionale e non solo, perché abbiamo scoperto che dei suoi libri sono anche tradotti in lingue straniere, Gigliola Albisi. Ringraziamo il nostro gran fico ufficiale, fratello anche lui, milanista e vicentino, e anche in questo caso trancer, Manuel Marchioro, mio amico di Monte di Malo, provincia di Vicenza. E salutiamo ovviamente anche il nostro registratore ufficiale, Dario Darrov, di Borgorico, Padova. Adesso bando alle ciance, spazio alla musica. Everyone Needs Love, Vandit Club Mix, è la versione. Gli autori di questo disco sono Paul Van Dyke and Ronald Van Gelderen, con il featuring di Galen and Eric Lumière. Bene, bene, allora andiamo con un altro disco,
Nuovità, bella, mi piace questa parola nuova che ho coniato in questo istante. Nuovità discografica, il grande Armin Van Buuren, si chiama I Need You. Armin Van Buuren featuring Gary Bai, grande Armin, veramente, tanta roba Armin, che sta spaziando un po', non fa più tanta trance, si sta dando un po' ad altri generi, però sempre stima assoluta per Armin, sempre sorridente, positivo e solare come piace a noi. Devo leggervi un po' di iniziative, però ci ascoltiamo questo disco, poi vi leggo le iniziative di Radio Gama 5 e poi ancora musica con noi. Oggi abbiamo tanto tempo per noi, per le nostre dediche. Salutiamo Alx, veramente oggi ci stanno ascoltando da tante regioni, da tanti paesi, dalla Polonia, dal Perù. Salutiamo gli amici del Sud America, salutiamo gli amici della Liguria con il compleanno di Marilu Rodi, salutiamo gli amici della Puglia con Massimo Giancola eccetera, salutiamo anche gli amici della Campania, in questo caso il nostro amico Alx di Avellino, che dice: ciao Lorenzo, sono Alx Avellino, tra l'altro fratello milanista. Dice come va? Sto ascoltando Radio Gama 5, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori, buona domenica. Io tutto bene alla grande, grazie Alx, spero anche te, a te e i tuoi amici e le persone speciali della tua vita. Quindi salutiamo tutti gli amici avellinesi, gli amici irpini all'ascolto, ciao ragazzi! Ancora Marica che dice: ok, sempre un grande tifo per le squadre venete, ma l'allenatore del Pisa è un certo Ringhio e si allena come giocava Marica. Beh, si allena come giocava, intanto è un grande perché ha un carattere pazzesco, in più sta salvando il Pisa nonostante il Pisa sia senza società praticamente da inizio stagione. Grande Ringhio, tu lo dirai in senso critico perché non sei milanista, però Ringhio Gattuso, insomma, stima assoluta per l'energia, per il carisma, per il carattere, per la grinta che ci metteva veramente. Sono i giocatori che ti fanno amare la tua squadra del cuore, come Gigio, Super Gigio Donnarumma, che tra l'altro veramente orgoglio milanista, è andato sotto la curva della Juve a baciare lo stemma del Milan. Sono cose che non hanno prezzo, insomma, grande Gigio, sempre con noi. Ce lo invidiano tutti, ma ce lo abbiamo solo noi. Vamos! Preparatevi anche al prossimo disco, Enigma Return to Innocence, disco meraviglioso. Io tra l'altro ho tutto l'album, quindi grande, grande, grandi gli Enigma. Salutiamo Nadia del Lido di Venezia, che tra l'altro mi ha fatto una sorpresa, mi aveva detto che non veniva al pranzo, invece poi l'ho trovata lì tra un tavolo e l'altro. Grande Nadia, ha detto: sei un bel galletto, sei ancora più bello dal vivo con la tua crestina. Grazie, grazie, troppo buona Nadia del Lido, che voleva salutare a sua volta Anna di Breganza, Vicenza e Rossana di Sottomarina, Venezia. Adesso allora andiamo con il disco Enigma Return to Innocence, vi leggo le iniziative Radio Gama 5 e poi avanti tutta con tanta musica, tante novità e non solo, restate con noi.
return to yourself, the return to innocence. Già, tanta roba questo disco. Ancora Marica dice: no, io lo dico nel senso che ha sempre avuto grinta e coraggio, non solo nel Milan ma pure in nazionale. Juventina sì, ma se uno è un grande lo ammetto, anche se non gioca in bianconero. Marica, brava, così mi piace. Difficile trovare rubentini sportivi. Avevo in mente di dedicare a tutti gli amici rubentini all'ascolto un bel "In questo mondo di ladri" del grande Antonello Venditti, magari più tardi, oppure un bel "Ti amo campionato" di Elio e le Storie Tese, che parla dei furti della storia bianconera. Ok, ci vediamo oggi al Due More, grande Flavio Santin, mio amico di Maniago, provincia di Pordenone. Finalmente rivediamo il nostro amico Flavio, sarà una gioia perché è una persona positiva e solare, come piacciono le persone a me. Allora, scriveteci, interagite, partecipate. Salutiamo la nostra amica Laura di Breda di Piave, se non ricordo male, provincia di Treviso. Dice: buongiorno Lorenzo a te e dalla tua ospite. È il messaggio delle 12:24, l'ho visto solo adesso. Sono in ascolto, buona trasmissione, Laura Treviso. Ok, grande Laura. Allora, questa era Enigma, erano gli Enigma con Return to Innocence. Adesso un po' di musica balcanica mentre vi leggo le iniziative di Radio Gamma 5. Restate con noi, questo è Amore Radio Show numero 687. Oggi è domenica 12 marzo 2017, sono quasi le 13:30, quindi siamo a metà del nostro viaggio sonoro odierno. Vamos! Ok, rieccoci qui. Anzi, adesso a proposito, ascoltando questo disco mi è venuto in mente un altro disco meraviglioso che risponde al nome di Aisha, che penso molti di voi conosceranno. Un disco secondo me straordinario, come diceva Arrigo Sacchi, e mettiamo quello come sottofondo, che è qualcosa di spettacolare. Allora, l'associazione Amici di Franco Carraro vi ricorda che per partecipare a tutte le iniziative promosse da ovviamente Radio Roma 5, quali ad esempio i gruppi di acquisto, le serate informative del venerdì ed iniziative varie, è richiesta l'iscrizione per l'anno 2017. Il costo della tessera è di 5 euro. Per informazioni contattare Tiziana al numero 339 469 366. Ed ancora la Banca Solidale del Tempo, vi ricordo le varie iniziative del mese di marzo che sono tutte nelle prossime settimane. Quindi Marco Nisco, attività corso informatica, la prossima data sarà il 17 marzo, l'orario dalle ore 20:30 alle 20:03. Mentre l'architetto Massimo Conte, consulenza bioedilizia, la data è il 17 marzo sempre, però dalle ore 15 alle ore 18. Invece il dottor Angilè, consulenza medica, il 16 marzo dalle 15 alle 17. Ed ancora il dottor Gennaro Muscari, consulenza medica, il 31 marzo 2017, ovviamente dalle 15 alle 18. Il dottor Angelo Furian, psicologo, consulenza a carattere psicologico, in data 29 marzo 2017, dalle ore 15 alle 18. L'infermiera Leda Cossu, gruppo Prendiamoci Cura, il 30 marzo 2017, dalle 16 alle 18:30. E ancora Renato di Emma Casa, consulenza al risparmio energetico, 23 marzo, dalle 15 alle 18. E poi il dottor Angelo Dornetti, consulenza bancaria, il 24 marzo dalle 15 alle 18, il 24 marzo è un venerdì. Il dottor Paolo Rossaro invece, infine, consulenza medica, il 12 aprile dalle 15 alle 17. Vi ricordo anche che la Banca Solidale del Tempo è un'iniziativa promossa da Radio Roma 5 in collaborazione con l'associazione Amici di Franco Carraro per favorire la divulgazione di informazioni. Questo è possibile grazie alla collaborazione di amici che mettono a disposizione una certa quantità del proprio tempo rinunciando a qualunque compenso. Per iscrivervi potete farlo telefonando al numero di Mario, che è il 338
351 7099. Per chi desiderasse collaborare attivamente può prendere contatti con noi inviando una mail all'indirizzo info@radiogramma5.it. Ed ancora andiamo avanti con le iniziative. Radiogramma 5, avviso importante: oggi come ieri sempre al fianco della Val Susa. Per tutti quelli che hanno acquistato il metro quadrato in Val Susa, ed esattamente nel comune di Susa, il 28 ottobre 2012, ed hanno ricevuto la lettera di TELT, Tunnel Euralpin Lyon Turin, contattare Luca al 329 003 8988, oppure andate al sito notav.info e seguite le indicazioni per recuperare il modulo risposta TELT, compilarlo e firmarlo, andare in posta a fare la raccomandata con ricevuta e ritorno. La raccomandata va fatta direttamente a TELT entro 30 giorni da quando avete ricevuto la lettera, e spedire poi tramite posta normale o fax una copia al comune di Susa. Ricordiamo anche il fax del comune di Susa, che è lo 0122648307. Grazie ancora a tutti i 70 della procura collettiva, sempre Notav. Se qualche numero di telefono non vi è chiaro o non avete fatto tempo a trascriverlo, ditemelo che poi ve lo ripeto. Ed ancora Radio Gamma 5, prenotazioni aperte a tutti. Arance della Sicilia in cassetta da 10 kg, limoni di Pestum, cioppa da mezzo chilo di pane di farina integrale da grani antichi, succo di mela da 5 litri, ottimo anche per il mela brulè, bottiglia da 700 ml, succo d'uva di vino Clinto, molto ricco di ferro, il tutto consegna sabato 18 marzo, cioè sabato prossimo, in sede radio, dalle ore 14 alle ore 18. Per prenotazioni contattate il 347 661 8523. E andiamo in ordine cronologico più o meno sparso, perché qui vedo delle iniziative, ok, le leggo in ordine, ma qua non sono proprio in ordine, va bene. Radio Ma 5, Gas Amici Franco Carraro, sezione Treviso, consegna prodotti e nuove liste sabato 18 marzo, l'ho appena detto, in sede radio dalle 14 alle 18, presenti anche i banchetti del bio, e si consegnano arance, limoni, succo d'uva e di mela, nonché il pane artigianale. Per tutto questo prenotati per info ed altro 329 003 8988. Andiamo avanti, andiamo a sabato 25 marzo, invece la consegna dei gas Padova dalle ore 15 alle ore 18 presso la sede di Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 a Campo d'Arsico Padova, avverrà la consegna dei pacchi. Come sempre saranno inoltre presenti vari banchetti espositivi. Per informazioni contattare Tiziana al 339 469 3666, sarà presente il banchetto con le scarpe in canapa. E poi altri due appuntamenti da segnalare: domenica 2 aprile, fenomenale green novità, biopizzata con impasto di ortica, dal nostro impastologo Gianni, presso Pizzeria al Telefono in Val Rovina. Vi aspettiamo alle ore 12.30 per una sana pizzata e salutare camminata fino alla cascata, che fa anche rima, baciata. Presente anche la sottoscrizione a premi. Per info e prenotazioni 347 661 8523. E andiamo con l'ultima iniziativa da leggere: sostegno al dottor Paolo Rossaro, martedì 11 aprile alle ore 20 in via San Prosdocimo 6 a Padova, sede dell'ordine. Aiutiamo il dottor Rossaro per aiutarci nella libertà di cura. Grazie. Ok, detto questo abbiamo terminato la lettura delle iniziative. Adesso, se avete delle dediche, delle richieste radiofoniche, non, se volete ascoltare qualche disco in particolare che non abbiamo passato nei precedenti 12 anni di radio, se avete qualche novità da farci ascoltare, la ascoltiamo volentieri insieme a voi, quindi scriveteci, interagite e partecipate. Sono le 13.37, la voce che state ascoltando è quella di Lorenzo Speed, l'emittente radiofonica Radio Gamma 5, il programma è Amore Radio Show. Per i vostri sms adesso in diretta 349 72 67 647, oppure anche 334 71 02 672. Se invece volete chiamarci qui in studio, potete anche chiamarci
anzi ci fa piacere sentire le vostre voci, 049 700 700 e 049 700 838. Adesso bando alle ciance, vado a trovare un bel dischetto da farvi ascoltare e avanti tutta con Amore Radio Show, con il sorriso nel cuore. Vamos! Ecco, adesso a proposito di dischi belli che ho suonato anche poche volte in radio, ce n'è uno veramente che dice tante verità sul nostro paese. Non vogliamo essere ipercritici o altro, io amo l'Italia, lo dico sempre, l'Italia è un paese meraviglioso, ma gli italiani a volte lasciano un po' a desiderare. Allora ci ascoltiamo il nostro amico Francesco Di Gesù, in arte Frankie High Energy, un disco meraviglioso che dice tante verità. Frankie High Energy, MC, quelli che ben pensano, un disco che ha fatto storia, uno che ha detto la verità, infatti è stato messo un po' in un angolo. 1997, sono già passati 20 anni, ascoltatevi questo disco, una volta lo sapevo a memoria, vediamo se me lo ricordo ancora. Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo impossibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco... Questa mi sembra giusta anche per i Rubentini, non far partecipare nessun altro, nella sola... Boom. Sono tanti, arroganti, coi più deboli e zerbini, coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdon la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno. E sono intorno a me. Ok, allora salutiamo l'amico che ci ha chiamato, voleva parlare con la nostra amica Gigliola Alvisi, ma Gigliola sarà già arrivata a casa, anche presumo. Salutiamo ancora Anna Maria di Treviso che dice un saluto a te ed a Rossana di Sottomarina, ti invio via WhatsApp la foto di un libro che se non l'hai già fatto ti consiglio di leggere. Anna Maria da Treviso, va bene, ok, allora adesso andiamo a vedere che libro ci ha consigliato la nostra amica Anna Maria da Treviso. Io vi consiglio anche di leggere il libro di Gianni Rivera, è oltre 500 pagine che raccontano la storia del Golden Boy italiano, uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Assomigliano, tiratissimi, si infarinano, si alcolizzano e poi si impastano su un albero. Nasi bianchi come fruit of the loom che diventano più rossi di un livello di luna. E sono intorno a me. Ma non parlano come, sono come me, ma si sentono meglio. Non sento le voci, sveglia! Ma non parlano come me. Per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica. Mani ipocrite, mani che fanno cose che non si raccontano, mentre le altre mani che si scandalizzano. Mani che poi firmano petizioni per lo sgombero. Mani lisce come olio di ricino. Mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si passano alle spalle dei fratelli. Quelli che la notte non si può girare più. Quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV. Che fanno i boss, che comprano glass, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che da loro. Ricordate la zingara? Quando mi nascondo sulla la luna nera, era un programma della Rai, se non ricordo male. Ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Un po' come i Rubentini, no? Sembra sempre che tifino la squadra più forte del mondo, poi fatalità in Europa, sempre ridicoli. Vabbè, dai, scherzi a parte, grande Barcellona, grande rimonta. Ho rivisto la partita, veramente gli ultimi 10 minuti
io sono milanista e vicentino da sempre per sempre, però terza squadra ovviamente insieme alle gemellate di Vicenza e Milan, quindi Brescia, Pescara, Reggiana ed altre, insomma il Barcellona è la mia terza squadra e mi sono emozionato a vedere la rimonta del Barcellona, qualcosa di straordinario come diceva il grande Arrigo Sacchi di Frusignano. Adesso allora andiamo con un altro disco, qui c'è il microfono che balla, sembra di essere a Trieste con la Bora. Va bene, andiamo con i mitici Retrograde, altro gruppo alternativo che compone musica alternativa. A noi piacciono le cose alternative e quindi vi faccio ascoltare Escape. La dedico al mio amico Dario Darro di Borgorico, che presumo stia registrando la puntata, anzi deve registrare la puntata altrimenti lo prendo per le orecchie. Saluto ancora Manuel Marchioro che ha realizzato la locandina di questa puntata, puntata numero 687. Tutte le locandine le trovate nel mio sito internet all'indirizzo www.lorenzospeed.tk o anche al mio blog ufficiale all'indirizzo www.lorenzospeed.com. Vi ricordo anche che nel mio sito trovate anche tutti i podcast, tutti o quasi i podcast che ci riguardano, e anche molte registrazioni live nei club quando andiamo a suonare, e il tutto lo trovate all'indirizzo lorenzospeed.altervista.org/live, scritto live.shtml. Andiamo con questo disco, se avete delle dediche, delle richieste musicali, mandateci titolo e autore del disco che vorreste ascoltare. Restate con noi! Bene, bene, i nostri ascoltatori veramente sono qualcosa di straordinario. Passiamo da Frankie A. Energy a un disco di Paul Van Dyke Trance, a un disco di Caparezza, musica leggera. E il nostro amico Alfonso della provincia di Venezia, se non ricordo male, ci chiedeva Ray Charles, che se non ricordo male era quello che cantava Non Vedente, giusto?
con I Can't Loving You. Ok, vado a cercarla. Qui ho sempre degli ultrasuoni, infrasuoni, non so, veramente qualcosa di pazzesco nelle cuffie. E vado a cercare il disco e se ce l'ho lo dedico volentieri al nostro amico Alfonso che ci chiama spesso e volentieri. Vado a vedere un whatsappino che ci ha mandato la nostra, ah bello bello, la nostra amica Anna Maria di Treviso. Dice: ciao Lorenzo, questa è la copertina del libro che volevo consigliarti, io l'ho letto ben volentieri, buona settimana da Anna Maria. Manuale del perfetto milanista, giusto, un libro che qualcuno che mi vuole bene potrebbe regalarmi, insomma. Allora vado a cercare il disco di Ray Charles, eccolo qui, l'ho trovato, e io spero che sentiate bene da casa perché io in cuffia mi sento veramente malissimo. Salutiamo ancora Anna Maria che dice: un saluto a te Rossana, questo l'avevo già letto. Qui invece a tifare Treviso non conviene molto, lo hanno fatto andare in fallimento facendo tricche ballacche, peggio della Juve, portandoli ad una fine simile al Parma. Anna Maria, beh, ma il Parma si è ripreso in Lega Pro, tra l'altro secondo in classifica dietro alle spalle del Venezia che sembra il grande favorito per la promozione in Serie B, in Serie Cadetta, ovviamente sto parlando di campionato di calcio. E salutiamo invece tutti gli amanti dei vari sport. Ieri sera ho guardato un po' la partita del Famalaschio di basket femminile e quindi salutiamo anche gli amici scledensi all'ascolto. Il disco dei Retrograde Escape sta per terminare, ho trovato il disco che ci ha richiesto il nostro amico Alfonso, quindi adesso facciamo una breve pausa musicale con Ray Charles, I Can't Stop Loving You, e non posso fermarmi ad amarti, praticamente così la traduzione letterale. Vamos, restate con noi. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, it still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been up. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Yeah.
to live in memories of the lonesome times. Sing the song, children. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Bene, rieccoci qui ancora loro, il Retrograde con Moda, disco secondo me bellissimo, molto alternativo. Suonavamo al New Bubble ancora 6 anni fa, quando facevamo le feste al Glitter di Marghera, provincia di Venezia. Quindi saluto anche quell'occasione tutti gli amici del New Bubble, saluto i miei amici Roberto e Nicola, saluto tutti gli amici di Marghera e gli amici veneziani all'ascolto, che sono tanti. Direi che penso che Venezia forse è la provincia con più ascoltatori a Radio Mai 5, soprattutto molto partecipi, quindi ringrazio i veneziani. Allora, detto questo, vi ricordo che oggi è domenica 12 marzo 2017, quindi tra 5 mesi è il mio compleanno, segnate nel calendario, come fa Rossana di Sottomarina. E che dire, vi ricordo i prossimi appuntamenti di Amore Radio Show saranno in data 26 marzo, 9, 23 e 30 aprile. Poi a maggio mi sembra ci siamo il 14 e il 28, ma non vorrei dire una cavolata. E poi per tutti gli altri appuntamenti andate, vi rimando al mio sito internet, che è lorenzospeed.tk o anche lorenzospeed.com. Ok, salutiamo Stefano Setten, mio amico della provincia trevigiana, che dice: ti ascolto. Ok Stefano, vieni a trovarci oggi pomeriggio, che siamo vicini a casa tua, in quel di Ponte di Vidor, che non è un comune ma è una località del comune di Covolo, provincia di Treviso, ovviamente vicino a Valdobbiadene. Per chi non ha molto pratica la geografia, insomma, Valdobbiadene è località conosciuta a livello penso mondiale per il prosecco. E che dire, oggi pomeriggio, quindi finisce la puntata alle ore 15, mi rifocillo un attimo, mi sistemo e poi parto alla volta di Ponte di Vidor, dove vi aspettiamo dalle ore 17 in poi, con ingresso completamente libero e gratuito per tutti, un omaggio floreale a tutte le donne presenti, cocktail scolorati realizzati dal barman Manuel Piccolo e la musica del sottoscritto Lorenzo Speed from Amore Radio Show 700 in tour. Festeggiamo qui con un tour la ormai imminente puntata numero 700 del mio programma radiofonico. E ringrazio ancora una volta Lacrima, ringrazio tutto lo staff del Daemore, quindi Ilenia, Paola, Manuel, tutto lo staff. Ringrazio ancora una volta Manuel Marchioro, che anche questa volta è il realizzatore della locandina dell'evento. Quindi se avete voglia di divertirvi in modo spensierato, allegro, tra amici, con qualche bollicina e con tanta musica ed allegria, vi aspettiamo dalle 5 di pomeriggio oggi a Ponte di Vidor, Treviso, al Daemore. Il bar si chiama Daemore, in via Rizzo 453. Adesso bando alle ciance, spazio alla musica. Questo è l'ultimo disco prima della pausa pubblicitaria delle ore 14. Vamos!
Ok, oggi ho anche una bella novità. Oggi ci va anche WhatsApp. Di solito quando sono in radio non mi va mai WhatsApp, quindi scriveteci su WhatsApp al numero 349 72 67 647. Colgo l'occasione per salutare anche un amico con la maglia gialla e con gli occhiali. Si chiama Fabio, 883 di San Giorgio delle Pertiche, provincia di Padova, che è dall'altra parte qui dell'acquario. Ciao Fabio, ma stai ascoltando? Si sente? Forte e chiaro, bene, allora salutiamo Fabio che veramente è un ascoltatore di Radio Gamma 5, ma ormai è una colonna portante della radio perché taglia l'erba, grande, grande Fabio. Ok, allora scriveteci, interagite, partecipate, questo è il bello della radio, siamo qui per voi. È tornato anche un nostro ascoltatore storico del venerdì notte ancora, perché dal 2005 al 2011 ho fatto quasi 7 anni di venerdì notte oltre alle domeniche pomeriggio. Lui è Aurelio di Liettoli, di Camponogara, Venezia, che ci scrive in dialetto veneto. Lo puoi dire forte che siamo i migliori, metti su il disco Lucille che la mangio viva, a Vidor ho fatto terra bruciata, dice, la aha, dai pompa, pompa che io sono meglio di Ricky Leroy, dice addirittura. Pace, amore, libertà, suona adesso Francesco Zappalà o Ricky Leroy, dipende dai. Va bene dai, oggi mettiamo anche Lucille in memoria dei venerdì notte, veramente, facciamo puntate di 6 ore. Tanti ricordi, tante emozioni, tante esperienze positive i venerdì notte a Radio Gamma 5. E cosa volevo dire io? Volevo dire che, non mi ricordo più, ah sì, che abbiamo fatto anche una puntata di 10 ore, insomma il mio record, abbiamo iniziato alle 9 di sera e abbiamo finito alle 7 e un quarto del mattino dopo. Va bene, bando alle ciance, arriva la pubblicità, poi arriva Lucille di Leo Girardi e Max Orian. Restate con noi. Bene, eccoci qui, ecco Lucille dedicata al nostro amico Aurelio che in realtà si chiama Sabrino, Sabrino, veramente un nome originalissimo, complimenti alla mamma e al papà di Sabrino alias Aurelio, che dice tante ore di notte a sognare, siamo i meglio speed, tanti ricordi mi ricordo. Bene, salutiamo ancora Marica che dice scusa ma non ho capito bene che giorno fai gli anni, il 23 agosto perché io li faccio il 24, primo giorno del segno zodiacale che viene dopo il tuo che sarebbe il segno zodiacale della Vergine, no il 12 agosto, ho detto che tra 5 mesi esatti è il mio compleanno, quindi oggi è il 12 marzo, se la matematica non è un'opinione so che per voi rubentini insomma la matematica non è il vostro forte, però tra 5 mesi esatti è il 12 agosto. Quindi salutiamo tutti i leoni, le leoncine, le leonesse all'ascolto, saluto la mia nipotina Silene che compie gli anni 4 giorni prima di me e 2 anni fa mi ha fatto veramente un regalo straordinario perché l'8 agosto è nata, era il mio primo giorno di vacanze, di ferie, e il 10 agosto è il mio onomastico, San Lorenzo Speed da Marostica, e il 12 agosto è il mio compleanno, è anche il compleanno di Super Mario Balotelli, grande, che io lo capisco perché molti è un po' un genio incompreso, io sono nato come lui il 12 agosto, quindi lo capisco più di tutti voi e non è presunzione la mia. Va bene, salutiamo allora Bozena, la nostra amica polacca, che dice buona domenica pomeriggio anche a te, fantastico Lorenzo. Grazie, salutiamo Bozena allora, spero di aver pronunciato bene. Andiamo con Lucille, che lo dedichiamo a tutte le amiche di nome Lucilla all'ascolto, anche a quelle di nome Lucia, e Leo Girardi e Max Orian. Ascoltatelo bene, è un bel viaggio musicale. Your program to
Dai, dai, mandateci i vostri whatsappini, siamo qui per voi un'ora insieme, l'ultima ora, il gran finale, tutti insieme, 349-72-67-647. Tra l'altro se andate sul mio profilo Facebook, facebook.com/LorenzoSpeed, trovate anche la foto con me e Gigliola Alvisi, nostra ospite di oggi, che ringraziamo ancora una volta per aver accettato il nostro invito a partecipare. Ciao raga, siete grandi, sono un vostro fan, con questa bella giornata di sole ci starebbe bene Angel di Paul Van Dyke, Foreign Angel forse volevi dire. Va bene, salutiamo ancora Dennis, mio fratello bianco rosso nero, che dice Juve merda e qua non c'è fascia protetta. Ci sta, ci sta. Va bene, dai. Salutiamo anche il nostro amico Piccolo Sandro 05 Treviso, che ho avuto il piacere di conoscere anche lui al pranzo, al 41esimo pranzo per il compleanno di Radio Gama 5 che si è svolto 2 settimane fa. Infatti ero in radio il 26 febbraio dalle 12 alle 15, poi dalle 15.30 alle 16 in poi sono stato anch'io alla festa in quel di Cadone, che c'era anche Sir Oliver Scarri, che tra l'altro saluto e ringrazio, ho fatto anche la foto insieme. Dicevo, ho conosciuto tanti amici simpatizzanti di Radio Gama 5, ho rivisto vecchi amici di vecchia data come Imelda e Lucia Martini, ho rivisto ovviamente con piacere come sempre Sandro Bianda, Anna di Breganze, e Elena Alessi, mia amica di Rossano Veneto se non ricordo male, che tra l'altro oggi mi aveva detto che ci avrebbe ascoltato, non ci ha ancora scritto, strano perché ci scrive spesso e volentieri. Comunque la saluto, saluto Dunia, mamma croata, gli amici di Carmignano di Brenta, provincia di Padova, ma ai confini con la provincia di Vicenza. E poi chi ho visto? La Nadia del Lido, che ho visto con grande piacere, è una grande persona, sempre solare e positiva. E tutte le persone, il papà di Piccolo Sandro 05 Treviso, l'Anna di Marghera, Anna e Giorgio, eccetera eccetera. Allora, il buon Piccolo Sandro 05 Treviso dice: ciao Lorenzo, ti e vi auguro una mega giornata meravigliosa, piena di felicità, con abbraccio straluminoso, solare, lucente, incastonato di gioia, stratificato nel mio cuore. Ciao Piccolo Sandro 05 Treviso, grande Piccolo Sandro. Salutiamo anche Giovanni invece, che dice: il rigore della Juve non era valido perché la mano era involontaria. Bene, bravo. Comunque ciao da Giovanni, ho 7 anni e tifo Napoli. Uè, uè, io. Grande Giovanni, salutiamo gli amici napoletani all'ascolto. Forza Napoli! Forza Napoli? No, cosa mi fate dire? È l'euforia. No, comunque contro il Real Madrid ho tifato Napoli, purtroppo non è andata bene, però onore al Napoli che ha giocato un'ora di grande calcio. Purtroppo manca ancora qualcosina per essere ai livelli delle top d'Europa, però secondo me, che sono abbastanza sportivo e di calcio, penso di capirne, visto che ho giocato 13 anni prima e sono tifoso da quasi 30 anni. Il Napoli ha giocato meglio e la differenza l'hanno fatta i grandi giocatori, Sergio Ramos con 2 colpi di testa, però come squadra sicuramente meglio il Napoli. Il Real, lo si sa, è una grande accozzaglia di grandi campioni, però come squadra è sempre stato un po' latente da questo lato, latitante, latitanti, tanti lati. Thank you.
E un saluto speciale al mio amore LLLLLLL con 4322 L che oggi è con noi in studio per la terza volta. Vuoi dire qualcosa? No, è timida. Va bene, dai, comunque vi assicuro che esiste. Beh, Giliola Alvisi è testimone della sua esistenza. Questo era Lucille, Leo Girardi e Max Orian. Adesso arriva lui, lui, colui il quale mi ha fatto innamorare della musica trance, il grande Paolo D, non si può dire, in fascia protetta, è tradotto all'italiana. Paul Van Dyke, Foreign Angel 2009, dedicato al nostro amico che ci ha scritto su WhatsApp, non ricordo più il nome, però dedicata a te e a tutti gli angeli in cielo. Foreign Angel, Paul Van Dyke, disco storia, però questa è la versione 2009. Mia, che disco che ho ritrovato adesso. Allora, era colonna sonora anche di un programma televisivo che all'epoca era molto interessante e si chiamava Natura Verde, mi sembra fosse il titolo del disco. E, no, Linea Verde, scusate, che parlava sì di ecologia, di paesaggi, di posti, eccetera, di natura. E il prossimo disco è un po' ripreso da quelle sonorità, da Blade Runner, il remix è di Kay Tracid, DJ e producer storico degli anni 90, e quindi il prossimo disco sarà proprio questo. Questo invece è Paul Van Dyke con Foreign Angel. Salutiamo ancora Aurelio che dice: dai, pompa! Sì, cosa pompo? La ruota della bicicletta che è sgonfia, probabilmente. Va bene, dai, scriveteci, interagite, dateci dentro con gli SMS. Scriveteci adesso alle 14:12 di domenica 12 marzo 2017. Siamo qui per voi, per i vostri SMS. Mandate il tutto al 3. Allora, semplici messaggi, abbiamo un numero per i semplici messaggini di testo che è il 334 71 02 672. Se invece volete inviarci i vostri whatsappini, fatelo adesso al 349 72 67 647. Se invece volete chiamarci qui in studio, 049 700 700, oppure anche 049 700 838. Ci trovate anche con la pagina Amore Radio Show, cliccate mi piace, sosteneteci, supportateci all'indirizzo facebook.com/AmoreRadioShow. Eccolo qui, un bel dischetto storia degli anni 90, Blade Runner, Kay Tracid Remix. Il prossimo disco lo dedico a un altro DJ che è volato in cielo, il grande Dr. Felix, che aveva anche una grande voce tra l'altro, quindi lo dedico alla sua memoria. Christian Marchi featuring Dr. Felix, si chiama Love Sex American Express. Restate con noi. Ma
mamma mia, qua torno giù vincello con questi dischi. Ok, volume al massimo, dice Aurelio di Lietoli di Camponovara, Venezia. Poi dice anche basta che non metti su Mazinga. No, Mazinga no. A proposito di Mazinga, saluto il mio amico Simone Bertelli, mio amico di Volpago del Montello, Treviso, che oggi verrà a trovarmi in quel del Posta. Verranno a trovarmi anche Martino Toffolo, Flavio Di Maniago Pordenone e tanti altri amici. Quindi vi aspettiamo tra 3 ore circa, dalle ore 17 in poi, a Ponte di Vidor, provincia di Treviso, via Erizzo 453, a Ponte di Vidor, appunto, marca trevigiana. Ingresso completamente libero e gratuito per tutti. Speed, metti su qualcosa di Francesco Zappalà oppure anche del DJ ebreo, per quanto riguarda la musica afro, nome storico per chi insomma segue la musica afro. Invece Zappalà, pace, amore e libertà, suona adesso lo sciamano Francesco Zappalà. Invece questo è Blade Runner, il remix è curato da Kay Tracid. Questo è Amore Radio Show numero 687 con Lorenzo Speed, ore 14:16. Lo dedichiamo questo disco anche a Dario Darrov di Borgo Rico, al quale dobbiamo costruire una statua per le sue innumerevoli registrazioni radiofoniche. Vamos! Ballano anche i muri. Salutiamo ancora Piccolo Sandro che dice: se ho capito bene, là con te c'è Gigliola Alvisi scrittrice. No, c'è stata la prima ora un quarto, è rimasta fino alle 13:15 perché poi aveva un appuntamento, un impegno precedentemente preso. Comunque tornerà a trovarci, hai capito bene, Piccolo Sandro 05 Treviso, scrittrice per ragazzi, visto che tu sei anche un ragazzo molto intelligente. Gigliola Alvisi, abbiamo parlato di alcuni suoi libri e comunque tornerà a trovarci. Comunque, per chi volesse riascoltarsi la mia intervista, che in realtà intervista non è, ma è una sorta di chiacchierata a tempo di musica e parole, la troverete prossimamente nel mio sito internet all'indirizzo lorenzospeed.altervista.org/live.shtml e anche sul mio canale ufficiale Mixcloud all'indirizzo mixcloud.com/lspdj. Lì trovate tutte le mie registrazioni radiofoniche e anche qualche live. Restate con noi e continuiamo con la musica. Scriveteci, siamo qui per voi, dite la vostra via WhatsApp, oggi anche WhatsApp al 349 7267 647. Allora salutiamo Marco di Padova, al quale abbiamo dedicato il disco Foreign Angel di Paul Van Dyk, che dice: grazie Marco di Padova, amico di Riccardo Bilato. Mamma mia, Riccardo Bilato, eravamo amici tanti anni fa, lo saluto, ci siamo un po' persi di vista sinceramente, ma lo saluto caramente, anche lui amante della musica trance, quindi lo saluto. Salutiamo ancora Elena, eccola la nostra amica Elena di Rossano Veneto, che dice: ti sto ascoltando un po' influenzata, grazie per la tua simpatica compagnia, ciao Lorenzo. Grande Elena, che anche lei era al pranzo di Radio Gamma 5. Bene bene, il disco in questione sta per terminare, abbiamo pronto quello da dedicare alla memoria del grande Dr. Felix, Love Sex American Express, con la sua voce inconfondibilmente nera e profonda. Vamos! We'll be right back.
Ciao Felix, fratello della musica, riposa in pace. I wanna hold your body, girl. I wanna make your body mine. I wanna hold your body, girl. I wanna make your body mine. I wanna hold your body, girl. I wanna make your body mine. I wanna hold your body, girl. I wanna make your body mine. Love, sex, American Express. Love, sex, American Express. Love, sex, American Express. Love, sex, American Express. American Express. American Express. American Express. American Express. Pomaranza, ma ci sta giusto per ricordare la memoria di un fratello della musica. E dico sempre, la musica non divide, la musica unisce per la gente intelligente che lo capisce. Salutiamo ancora Aurelio che dice metti su Spranga. Cos'è Spranga? Secondo me volevi scrivere qualcos'altro, ma nella fretta è venuto fuori Spranga. No, niente Spranghe, qua solo pace, amore e libertà. Salutiamo piccolo Sandro 05 Treviso che scrive ancora: peccato, mi sono perso le prime due ore, mi sono svegliato quasi alle 14, ho due libri suoi, piccolo Sandro 05 Treviso. Ecco, magari dici anche i titoli dei libri che hai della nostra amica Gigliola Alvisi, così magari la prossima volta che viene a trovarci te li facciamo autografare. Salutiamo ancora Dunia, mamma croata, nostra amica di Carmignano di Brenta, provincia di Padova, che dice: per capirti devo studiare l'inglese. Scherzo, ciao Dunia. Dai, bisogna essere multilingue, c'è sempre chi si distingue. Lorenzo, volevo ricordare Pierangelo Bertoli, i Nomadi e le persone care. Ciao, questo è Manuel, che perdoniamo nonostante sia rubentino, perché sono buono e non posso farci niente. Salutiamo ancora Marica che invece dice: ok, la matematica non è il mio forte, sono sorda per un orecchio. Ora ho capito che compì gli anni il giorno prima di mio fratello Fabio, tifoso rossonero pure lui, che sta a Roma con la moglie romana e romanista. Marica, romano de Roma, come si suol dire. Salutiamo gli amici di Roma Capoccia e il meglio DJ Barda su internet, Spranga. Ok, adesso prendo nota, Aurelio. DJ Spranga, secondo me, fa musica. Fa musica? Non so, stavo pensando a un gioco di parole, ma no. Niente, oggi è giornata no per le rime, per niente. Devo andare a dormire. E invece il prossimo è un disco che pompa parecchio. Andiamo con Transponder sotto mentite spoglie, il mio amico di Cavour Torino, Mauro Picotto, il lancillotto della musica. Sex, American Express. Love, sex. American Express. Love, sex. American Express. Love, sex. American Express. Dai, dai, alzare il volume, sveglia! A proposito di saluti, volevo fare anche gli auguri di buon compleanno a mia cugina argentina Maria, in realtà cugina di mia mamma, quindi mia cugina di secondo grado, che nei giorni scorsi ha compiuto gli anni, quindi che lo cumpla feliz. Salutiamo tutti gli amici argentini all'ascolto. Prima abbiamo salutato gli amici del Perù, Manuel e tutta la sua famiglia, quindi salutiamo tutti gli amici sudamericani che per vari motivi di lavoro o d'amore o affettivi eccetera vivono in Italia, nel nostro paese. Ok, da un disco dance a un disco techno, restate con noi. E
vogliamo a 141 BPM. Ricordo, per chi non lo sapesse, BPM sta per beat per minute, battiti al minuto, praticamente è l'unità di misura della musica elettronica. Dai, scriveteci, siamo qui per voi, ancora 35 minuti a nostra disposizione. Prossimo disco, vi annuncio già, disco storia, anno solare 1995, quindi facciamo un tuffo nel passato di 22 anni. Prossimo disco sarà Raff by Picotto, Bacherlo Symphony, genere musicale Mediterranean Progressive, che tra l'altro proprio noi italiani abbiamo praticamente inventato, tra gli altri appunto Mauro Picotto, Gigi D'Agostino e pochi altri che hanno generato questo filone musicale che appunto si chiama Mediterranean Progressive. Ok, salutiamo ancora Piccolo Sandro, salutiamo anche gli amici di Mogliano Veneto, provincia di Treviso, che dice: sì, scusami, sono stato un po' vago, vai tranquillo, nessun problema, ho piccolissimo me, che tra l'altro ce l'ho anch'io qui, lo sto toccando adesso, piccolissimo me di Gigi D'Albisi e Giacomo Matteotti, molto belli, Piccolo Sandro 05 Treviso. Ok, grazie Piccolo Sandro della tua testimonianza. Salutiamo ancora Aurelio che dice: dai, ho capito, bisogna che venga lì io a farti pompare, vuoi copiare da Moca? No, dai laziali non abbiamo niente da copiare, sinceramente. Siamo tornati indietro a 30 anni fa, dice. Eh sì, perché quella è la musica che ha fatto la storia, anni 80-90. Vamos! Eccolo qui, prima abbiamo ascoltato Transponder con Transponder, se non ricordo male, omonimia di titolo autore, e adesso andiamo con Raff by Picotto, Bacherlo Symphony, Mediterranean Progressive, e qui torniamo giovincelli, restate con noi. We'll be right back.
questo disco lo dedico anche ai miei amici piemontesi Sove ed Andrew, che sono stati anche nostri ospiti con i loro DJ set all'interno di Amore Radio Show, i miei amici piemontesi che ho avuto il piacere di conoscere e di suonarci insieme il 30 aprile scorso, l'anno scorso, in quel del Cap Creus di Imola, in provincia di Bologna, dove forse tornerò a maggio, in quel dell'Emilia Romagna, però la data è ancora da confermare, vi faremo sapere insomma se il tutto verrà confermato. Quindi li saluto perché anche loro sono amanti di queste sonorità, che tra l'altro in Piemonte andavano molto, era una delle regioni dove si ascoltava di più questo suono, anche per artisti come appunto Mauro Picotto, che è di Cavour, provincia di Torino, e anche di Gigi D'Agostino, che è meridionale di nascita, ma no, forse è nato anche in Piemonte, però insomma ha origini meridionali. Io non sono razzista, quindi non c'è nessun problema. E infatti il prossimo disco è proprio di Gigi D'Agostino con Giallone Remix, un disco storico, insomma uno dei suoi primi degli anni d'oro. Volume al massimo, dice ancora Aurelio. Bene, bene, ci fa piacere. Mi raccomando, se siete al volante tenete ben saldo il volante. Se non siete al volante, se siete a casa, sul divano, in giardino, fate pure, divertitevi, saltate. Se invece state guidando, fermatevi, accostate e alzate pure il volume. È un ricordo a migliaia di amici del Cotton Disco Club che ha fatto l'epoca. Concordo, bravo Aurelio, il Cotton Club di Campagna Lupia, locale storico per quanto riguarda la musica afro. Direi il locale più importante della musica afro degli anni fine 80, primi 90 dovrebbe essere, se vado a memoria. Ok, questo era Raff by Picotto, Bacherlo Symphony, Mediterranean Progressive Disco Storia, si suonava una volta, 1995. Salutiamo anche Daria, nostra amica podista di Montegrotto Terme, provincia di Padova, quindi bassa padovana. Salutiamo tutti gli amici dei Colli Euganei, delle Terme, Abano, Montegrotto, Giarre, tutte le zone lì nei dintorni. Dice: ciao Speed, ti sto ascoltando, sei sempre number one. No, il number one era Corte Franca, in provincia di Brescia. No, scherzo. Un saluto da Daria da Montegrotto Terme. Noi vicentini, sapete, abbiamo la E aperta. E quindi, detto questo, arriva Gigi Dag, arriva da Torino col suono progressivo. Gigi D'Agostino, Giallone Remix, Gigi Remix. Restate con noi. Qui si direbbe anche lento violento. Però non mi piacciono le parole negative tipo violento, non mi piace, quindi bisogna trovare qualcos'altro. Lento, non lo so, ci penso. Mamma mia, questo disco mi viene in mente un pomeriggio. Io, quando ero giù Vincello, il sabato pomeriggio andavo a Vicenza e questo disco l'ho acquistato su una cassettina. Praticamente c'era, mi ricordo ancora come fosse adesso, sono passati tipo 22-23 anni. E c'era una cesta in vimini piena di cassettine buttate la rinfusa, e io, da grande appassionato musicale qual ero, mi sono messo a sfogliarle tra virgolette una ad una e ho trovato questa cassettina che ho ancora ovviamente a casa. E mi ricordo ancora la copertina è nera con le scritte dorate. Era una cassettina di Gigi D'Agostino, Noisemaker, e c'era anche questo disco. Insomma, ecco, un viaggio, un flashback di circa 20-25 anni. Ok, salutiamo ancora ancora Piccolo Sandro 05 Treviso, che dice: scusami Lorenzo, so che te l'ho già chiesto tempo fa, potresti mettere la musica con i bambini? Non so di che epoca era di un CD di mio papi, quindi
Quindi, dove è andata l'altra parte del messaggio? Si è persa. Sì, ho capito qual è il disco perché te l'avevo già dedicato. È Gam 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 di Mauro Monaci, mi sembra. No, vado a controllare, comunque ce l'ho quel disco, ovviamente. È preso da dei canti ebraici, mi sembra. Vado a controllare, comunque ce l'ho quel disco. Ho capito a quale ti riferisci, perché anche l'altra volta non mi avevi detto il titolo, però sono riuscito a capirlo, perché io capisco, sono in empatia con i miei ascoltatori. Quindi rimanete con noi. Infatti, eccolo qui, Gam Gam Gam, canzone ebraica, disco storia degli anni 90. Adesso vado a trovarlo e poi lo dedico al nostro amico piccolo Sandro 05 Treviso e anche al suo babbo, che ho avuto il piacere di conoscere anche lui due domeniche fa al pranzo per i 41 anni di Radio Gamma 5. Questo è Amore Radio Show numero 687, Lorenzo Speed con voi fino alle 15, poi anche volendo non potrei rimanere qui perché devo viaggiare verso Ponte di Vidor Treviso, dove vi aspetto comunque dalle ore 17 in poi per far festa insieme, con ingresso completamente libero e gratuito per tutti. Vi aspettiamo al Dae More. Allora salutiamo anche i miei amici Marco e Ianca di Trebaseleghe, provincia di Padova, che dicono Gevo Eva un po' de Gigi Dag. Ciao Speed, da Ianca e Marco, grandi ragazzi. Saluto sempre Marco, mio fedele ascoltatore, veramente da 13 anni a questa parte, no, forse un po' meno, forse dal 2008, da 8-9 anni. E Janka, la sua compagna, che è della Slovacchia. Quindi oggi salutiamo anche gli amici della Slovacchia all'ascolto. Vamos! Comunque, piccolo Sandro, segnati titolo e autore, così le prossime volte te lo ricordi. Mauro Pilato e Max Monti con Gam Gam European Version, questa è la versione che andremo a proporre, anno 1994. Sì, faccio degli esperimenti qui di mixaggio in diretta, ma praticamente con i cursori, non avendo i lettori CD, è un po' difficile mettere i dischi a tempo senza preascolto, tra l'altro, però a volte mi riesce in live a mettere a tempo i dischi, è bello, è bello. Ok, per gli amanti delle tracklist, questo era Gigi D'Agostino con Giallone Remix, il Gigi Remix Version. Adesso andiamo con il disco dedica al nostro amico piccolo Sandro 05 Treviso e anche al suo babbo Mauro Pilato, Max Monti, Gam Gam con European Version 1994. Eccolo qui, tutto per voi ragazzi. Ancora piccolo Sandro che dice grazie Lorenzo, mitico ed insuperabile come sempre. Sì, ciao. Va bene, dai, grazie, ti ringrazio di cuore per le belle parole, ma non le merito. Comunque, avanti tutta, salutiamo ancora Aurelio che dice Aedo More, terra brusa, par mia vi do scherzo, buon divertimento. Ok, vai Aurelio, ormai ti conosciamo. Lento è un talento, bella, bella questa rima.
Bravo Aurelio, allora continuate a scriverci, abbiamo ancora 21 minuti, 20 anzi, e 20 secondi per la precisione a nostra disposizione, scriveteci al 349-7267-647. Andiamo con Gam Gam, dedicata ai nostri amici della marca Trevigiana, restate con noi. Ecco, a proposito di questo disco, mi viene in mente che ero in prima media e mi dilettavo già a suonare alle feste con i miei compagni di classe delle medie, che praticamente tutti i sabati pomeriggio facevamo festa insieme, anche perché avevamo delle compagne che avevano delle ville bellissime, anche molto spaziose, e noi ci ritrovavamo lì tra compagni ed amici di classe a fare festa insieme tra popcorn e patatine, e io mi dilettavo a suonare i dischi con gli stereo, ancora con le cassettine, i primi lettori CD, e questo era un disco che si suonava una volta. Questo è il disco storia di Amore Radio Show numero 687. Viene un po' di nostalgia anche ascoltare questi dischi, perché mi ricordo quando ero veramente giovincello e saltavo i fossi per lungo, come si suol dire. Non so a voi, a chi ha vissuto quegli anni, ma insomma sono stati tanta roba gli anni 90. Ok, il tempo scorre veloce, quindi abbiamo pochissimo tempo. Volevo farvi ascoltare questo disco, è un remake di un disco storia che io ovviamente ho, di Laurent Garnier, un grandissimo artista over the top, veramente uno dei più grandi DJ produttori di tutti i tempi. Non ho mai avuto il piacere di ascoltarlo dal vivo, però vi assicuro che Laurent Garnier, ovviamente francese come dice Lorenzo Garnier, Laurent Garnier, è un autore e un compositore e un artista a tutto campo, perché lui oltre a creare la musica fa anche, realizza insomma i quadri che danno il là alle copertine dei dischi che realizza. Grande Laurent Garnier. The Man with the Red Face, questa invece è rivisitata, quel disco è degli anni 90 se non ricordo male,
adesso non ricordo l'anno esatto di composizione. Questo è un remake, praticamente Mark Knight lo ha ripreso e lo ha rivisitato un po' in versione più moderna con nuove sonorità. Comunque lo stile del disco è quello. Mark Knight and Funk Agenda con Man with the Red Face, l'uomo con il viso rosso, original mix. L'etichetta discografica, per chi volesse una nota in più, è la Tool Room Records. Salutiamo allora ancora Aurelio che dice: un ricordo della mitica gente che ti segue della disco club Cosmopol. Cosmopol mi pare fosse a Fiesso d'Artico, ma non vorrei dire una cavolata. Il Tam Tam Disco, che non ho mai sentito, discoteca Il Gabbiano, che adesso si chiama Mio Club, beh quello sì, di Dolo, Venezia. Ok, allora salutiamo tutti gli amici discotecari e non degli anni d'oro, e anche quelli che ci vanno ancora adesso. Vi ricordo per gli ultimi whatsappini di oggi, di questa puntata, poi vi daremo appuntamento a domenica 26 marzo, cioè tra due settimane vi riascoltiamo. Saremo nuovamente qui dalle ore 12 alle ore 15, ospiti a rotazione. Devo ancora interpellare gli ospiti della prossima puntata, quindi sarà una sorpresa. Intanto salutiamo Marco, mio amico di Galliera Veneta, che dice: ciao Lore, appena sintonizzato e dopo il successo di Gam Gam hanno fatto anche Clap Clap. Marco Galliera, ok, grazie di questa nota di riferimento NDR. Salutiamo ancora Yanka che dice: grazie mille per il saluto, ti auguro una bella domenica. Grazie anche a te Yanka, a te e a Marco ovviamente. Salutiamo ancora Denis, mio amico di Due Ville Scintille. Saluto Denis, Ilona, Ukash, Iskra, gli amici della Polonia, in questo caso Iskra anche della Bulgaria. Il buon Denis ci scrive: ciao Lorenzo, finisci la puntata con un paio di dischi storici a tua scelta, grazie. Denis e Dilona, questi sono tutti dischi abbastanza storici. Non abbiamo ancora messo il disco Magia, ma adesso arriva Trevor Guthrie con Summertime, remix del mio amico GM. Vamos! Away. Baby, with the make me frozen.
Bene, bene, risaluto ancora il mio amico Massimo Giancola che ha scritto grazie Lorenzo per la prima canzone che hai messo, la mia. Siamo partiti alla grande come sigla, grazie a tutti voi, ricambio i saluti a te, a tutto lo staff, gli ospiti in studio di Radio Gama 5, mia moglie Lucia Conte, alla quale ho dedicato la canzone che abbiamo messo come prima di oggi, ed un grandissimo saluto ai miei cari amici Giuseppe Del Vento, che è anche il mio migliore amico, e Mario Colucci, che tra l'altro ringraziamo sempre il buon Mario Fullucci, come lo chiamo io, perché è stato grazie a lui se io e il buon Massimo Giancola ci siamo conosciuti. Siamo passati in diretta nazionale dal Veneto alla Puglia con il nuovo singolo Per Sempre, che ho scritto per mia moglie Lucia su Radio Gama 5 come brano di apertura del programma radiofonico Amore Radio Show di Lorenzo Speed. Leggo direttamente a Facebook. Grazie a Massimo e Lucia in questo caso. Questo invece è Summertime, tempo d'estate, Trevor Guthrie o Guthrie, che arriva dal Canada. Bello, bello, questo disco l'ho scoperto insieme a voi pochi minuti fa. Adesso andiamo con il disco magia per eccellenza. Lo metto sempre, oggi non può mancare. 12 marzo, tra l'altro marzo per me è un mese triste. E mi viene in mente sempre I Giardini di Marzo di Lucio Battisti. Va bene, dai, allora andiamo con questo disco. Il disco magia lo dedico a tutti quelli che ci seguono sempre, agli amici di vecchia data, quelli che ci seguono sempre, che ci ascoltano, che partecipano attivamente al nostro radio show Amore. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato veramente da ogni parte del mondo, è proprio il caso di dirlo oggi. Gli amici del Perù, gli amici della Polonia, gli amici non mi ricordo più di che paesi, vabbè, non importa. E che dire, grazie a tutti, è stato bello, è stata un'altra esperienza sonora insieme. E ringrazio sempre la mia mamma perché mi dà sempre forza anche dal cielo, e quindi questo disco lo dedico a lei in primis, lo dedico alla mia famiglia, al mio amore che è qui di fianco a me che ha sonno e quindi bisogna risvegliarla dal torpore. No, scherzi a parte. L'ultimo disco di oggi, da parte di Lorenzo Speed, l'augurio di una meravigliosa domenica. Trascorrete un bellissimo mese di marzo, delle belle settimane di sole, positività, allegria, gioia, felicità. Se avete voglia, tempo e spazio, ci risentiamo tra due settimane, il 26 marzo, sempre qui dalle ore 12 in poi. Per quanto mi riguarda, se avete anche qui voglia, tempo e spazio, vi aspetto tra due ore circa in quel del Daimore, in via Erizzo 453, a Ponte di Vidor, nel comune di Covolo, a Treviso. Ingresso completamente libero e gratuito per tutti. Dalle 5 del pomeriggio ad oltranza, musica e cocktail scolorati, un omaggio floreale a tutte le donne presenti e tanta musica, allegria e divertimento. Grazie a tutti da Lorenzo Speed, ringrazio ancora una volta la nostra ospite di oggi, la scrittrice di fama nazionale Gigliola Albisi, per la prima volta con noi in studio. Ringrazio ancora una volta Manuel Marchioro, mio fratello bianco rosso nero, che ha realizzato la locandina anche di questa puntata. Ringrazio Dario Darrov di Borgo Ricco Padova, che ha registrato anche questa puntata. Grazie a tutti e alla prossima. Buon viaggio, buona vita.
Ok, leggo gli ultimi sms di oggi. Salutiamo ancora Aurelio che dice: ci vuole anche il doppio disco magia. Ciao Speed, ci sentiamo, ciao Baldoria. Aurelio, scrivi in italiano, non in dialetto veneto, che poi mi tocca sempre fare la traduzione simultanea. Un abbraccio, un saluto di cuore alla signorina Spiddina. Ciao piccolo Sandro 05 Treviso. Salutiamo anche Paul Loriat, il nostro amico di Castelfranco Veneto Treviso, che dice: ciao Lorenzo, purtroppo mi sono messo all'ascolto solo ora che ero fuori a pranzo. Per la fine della puntata metti un disco dal sound spaziale. Un saluto da Paul Loriat. Eccolo qui, il disco magia per te e per tutti quelli che sono ancora in ascolto. Ciao a tutti e alla prossima. Tra poco pubblicità e poi Marina ed ospiti, restate con noi, ciao a tutti. Ah no, scusa, parte un programma nuovo, non sapevo, il bello della diretta, va bene, quindi un programma nuovo, un motivo in più per restare su Radio Gama 5. Ciao a tutti.